sangue e lutti, un weekend tremendo dal punto di vista degli incidenti stradali. Nel pomeriggio di domenica, in un incidente a Canaro davanti al ristorante San Lorenzo sulla statale 16, hanno perso la vita in un tremendo schianto tra due auto, una delle quali esplosa e bruciata, Lauro Girotto, 56 anni, di Villadose, e Nicolae Sirbo, 54 anni, cittadino romeno. Sabato invece, sempre nel pomeriggio, a Occhiobello sull'Eridania, di fronte al Mercatone 1, un 22enne del luogo in moto si è schiantato contro un SUV che si stava immettendo sulla regionale. Ferito gravemente, è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Bologna. Alle urne il 64,31% degli elettori polesani, è andato alle urne il 64,31% degli aventi diritto al voto in Polesine. E questo è il dato definitivo delle affluenze nel nostro territorio. Il comune dove si è votato di più è stato Villadose, con il 70,81%, dove gli abitanti sono chiamati ad eleggere anche il sindaco. Il comune con la percentuale più bassa di votanti è stato invece Ariano nel Polesine, con il 60,96%. Il capoluogo si ferma al 63,98%. Il gigante è già a lavoro, da oggi è partita l'attività di Amazon, il grande magazzino che si trova a Castel Guglielmo. Attualmente sono 220 lavoratori impiegati per l'85% del nostro territorio. L'obiettivo è arrivare nel giro di 3 anni a circa 900 dipendenti a tempo pieno. Addio un grande prof, più che un funerale è stato un commosso saluto nel quale il dolore per la perdita si è mescolato agli aneddoti di una vita vissuta con pienezza, ricchezza ed entusiasmo. Centinaia le persone che, a Parco Cibotto, hanno voluto salutare Renzo Previato, notissimo professore. Un corteo per gli eroi di Caemo, un silenzioso e commosso corteo che dalla chiesa di Caemo, dove si è tenuta la messa, ha raggiunto il piazzale intitolato ai 4 lavoratori morti il 22 settembre 2014 alla Coimpo, azienda del luogo, uccisi da una nube tossica. Incanto nell'oasi, una domenica per tutti, famiglie appassionate di natura, quella vissuta all'isola di Panarella. Oltre a percorsi naturalistici, buon cibo e prodotti tipici, anche un momento dedicato alla liberazione dei rapaci feriti e curati dal crasti Polesella.